mobilitazione che dopo anni, forse da oltre un decennio, è stata organizzata dai sindacati avverso la multinazionale americana Amazon per denunciare le condizioni vergognose nelle quali i lavoratori italiani, e in modo particolare i cosiddetti cartellini verdi, i cosiddetti lavoratori indiretti, cioè i lavoratori a tempo determinato, sono costretti a prestare il loro servizio. Ci riferiamo a modalità che sono non solo totalmente disumane, ma a mio giudizio del tutto incostituzionali e al di fuori delle regole contrattuali che prevede il nostro ordinamento. Se è capitato persino ai sindacati, noi sappiamo perché siamo uomini di mondo che di fatto i sindacati hanno la facoltà di negoziare nuove assunzioni anche di lavoratori precari con le aziende e a maggior ragione con le aziende multinazionali, se anche i sindacati sono scesi in campo, io penso che il silenzio della politica rispetto a questi giganti che non pagano le tasse in Italia, che anche grazie alla pandemia fanno degli extra profitti miliardari e in più sfruttano i lavoratori, appunto come dicevo prima, in maniera indecorosa, violando sistematicamente le leggi italiane, la legge sulla privacy, violando tutte le norme possibili fino al punto da rendere di fatto anche le proprie esigenze naturali, potremmo definirle fisiologiche, incompatibili con il lavoro che prestano. Io cesso qui perché non la voglio fare lunga, dico soltanto che al riguardo, se persino il mondo del sindacato si è destato rispetto a questa vergogna, la politica italiana non può accettare che esistano degli stati dentro lo Stato italiano che stabiliscono le proprie leggi e che aziende multinazionali straniere vengano qui a casa nostra a sfruttare il lavoro dei nostri concittadini. Io penso che ci siano tutte le condizioni per mandare delle ispezioni, gli ispettorati del lavoro, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Sanità per quello che è di propria competenza, perché ci sono anche delle irregolarità a mio giudizio in alcuni impianti che vanno sondate, esplorate ed eventualmente sanzionate anche sotto l'aspetto del diritto alla salute. Io penso che ci siano tutti gli elementi per fare in modo che il governo italiano venga qui e riferisca a maggior ragione, perché finalmente c'è stata una mobilitazione nazionale che non può passare inosservata, a garanzia del diritto al lavoro, del diritto alla salute e del diritto alla dignità dei lavoratori italiani. Grazie Presidente Rambelli anche per gli auguri. Ha chiesto di parlare sullo stesso argomento l'onorevole Fratoianni, ne ha facoltà.